Ciao a tutte, eccoci qua con il solito appuntamento settimanale per realizzare la nostra piastrella per la coperta del condominio. Questa è la piastrella che andremo a realizzare oggi. Io ho utilizzato tre colori differenti. La piastrella è molto semplice, eh, sono giri grenni per il contorno. Abbiamo un ehm, un solito anellino con le maglie alte. e Poi la particolarità è che c'è un giro di punti puff e poi un giro di noccioline, e quindi eh, questa è una cosa diversa dalle, dalle altre piastrelle che abbiamo già realizzato. Io direi di non chiacchierare e di iniziare subito eh, con la sua realizzazione. Allora, iniziamo la nostra piastrella con 25 catenelle. Eh, sì. <ride> Scusatemi, 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 che andiamo a chiudere con una maglia bassa, bassissima, nella prima catenella ok, ora ci alziamo con 3 catenelle 2 e 3 in sostituzione alla prima maglia alta più una catenella eh, di separazione nell'archetto, nel, nel nostro cerchietto dobbiamo realizzare in totale 16 maglie alte separate tutte da una catenella quindi maglia alta catenella maglia alta catenella maglia alta catenella fino ad arrivare ad avere 16 maglie alte comprese le prime tre. 1 2 3 4 5 arriviamo a 16. Dopo aver realizzato 16 maglie alte, una catenella entro la terza catenella a partire dal basso e realizzo una maglia bassissima ora realizzo una catenella in più stacco il filo e ho finito il primo giro vado a cambiare colore <ride> iniziamo il secondo giro entro nello spazio tra due maglie alte uno spazio qualsiasi tra le due maglie alte e vado a fermare il mio filo così ora questo giro è fatto da punti puff quindi entro sempre nello stesso archetto allungo il filo lo allungo per 5 volte quindi 1 2 3, 4 e 1, 5. Carico sul filo e vado a chiudere il mio punto puff. Una catenella di separazione. Di nuovo entro nello spazio successivo tra due maglie alte e lavoro di nuovo un altro punto puff. Quindi carico sul filo 5 volte. 3. 4, 5 e vado a chiudere il mio punto puff. Una catenella, nuovamente vado nello spazio successivo di nuovo punto puff. 1, 2, 3, 4, 5. E vado a chiudere il mio punto puff catenella e di nuovo nello prossimo spazio un altro punto puff andiamo avanti così per tutto il giro arrivata alla fine del giro ultimo punto puff una catenella e poi entriamo nella maglia di congiunzione di chiusura del primo punto puff e realizziamo una maglia bassissima io realizzo una catenella in più e vado a staccare il filo Ok, allora, sicuramente in questo momento non vi si stende, non preoccupatevi perché poi andando avanti con la lavorazione si stende da solo. Va bene che sia un po' tirato. Passiamo al terzo giro che è il giro delle noccioline. Allora, filo successivo, entriamo in uno spazio qualsiasi tra i punti puff. Io vado sempre a legare il mio filo per comodità, dopodiché mi alzo con 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado nello stesso spazio a lavorare altre quattro maglie alte, quindi 1, 2, 3 e una 4 in totale così ne abbiamo 5 ora mollo il filo entro nella terza catenella in questo caso perché è la prima che abbiamo fatto l'abbiamo fatta da 3 catenelle quindi nella terza catenella della prima maglia passo l'uncinetto riprendo l'asola che avevo abbandonato la tiro e vado a fare una maglia bassissima in questo modo ok 2 catenelle vado nello spazio successivo e lavoro cinque maglie alte 1 2 3 4 e una 5 abbandono l'asola entro nella prima maglia alta delle cinque che ho fatto rientro nella mia asola e tiro il filo, carico il filo e passo attraverso tutte e due le maglie. Chiudo con una catenella e poi una e due catenelle di separazione. E così abbiamo le nostre noccioline. Andiamo nello spazio successivo, lo rifacciamo un'altra volta insieme. 1 2 3 4 e 5 abbandono la asola, entro nella prima delle cinque maglie alte con l'uncinetto. Riprendo la mia asola, stringo il filo carico su, e vado a chiudere tutte e due le maglie con una catenella una e due catenelle di separazione ne facciamo un'altra insieme e poi proseguiamo da sole entro nel, nell'archetto successivo 5 maglie alte, 1 2 3 4 e 5 abbandono l'asola entro nella prima maglia alta rientro nella mia asola Stringo, carico il filo, passo attraverso tutte e due e chiudo con una catenella, poi una e due catenelle di separazione. Vedete che si sta creando la nostra nocciolina. Andiamo avanti così per tutto il giro. Arrivata alla fine del giro, ho fatto le solite due catenelle e sono andata a chiuderle nella maglia di congiunzione della prima nocciolina, come abbiamo fatto per i punti puff. Ora di nuovo cambio il filo e andiamo ad iniziare i nostri giri grenni. Quindi entro nello spazio dei due catenelle tra le nostre noccioline. Blocco sempre il mio filo. E ora vado a caricare 1 2 3 catenelle in sostituzione alla prima maglia alta. Nello stesso archetto vado a realizzarne altre due, 1 e 2. In questo modo. Ora una catenella, salto nell'archetto successivo di nuovo 3 maglie alte, 1 2 e 3 una catenella, archetto successivo, 3 maglie alte, 1, 2, 3. Catenella, nell'archetto successivo, successivo dobbiamo andare a realizzare l'angolo, quindi 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenelle 1 2 3 e nello stesso archetto di nuovo 3 maglie alte 1 2 e una 3 in questo modo una catenella di separazione e di nuovo vado a fare il mio punto granny semplice quindi una maglia alta, due maglie alte, tre maglie alte, una catenella, di nuovo una maglia alta, due maglie alte, 3 maglie alte nello stesso archetto, una catenella, di nuovo lo stesso modulo singolo, per tre volte in pratica, una, due e tre. Abbiamo fatto tre moduli semplici ora una catenella andiamo a realizzare il nostro angolo quindi entro nell'archetto successivo 3 maglie alte 1 2 3 3 catenelle e di nuovo 3 maglie alte 1 2 una Catenella e riprendiamo i nostri tre moduli granni normali senza l'angolo. 1-2-3. Una catenella, il secondo modulo 1-2-3. E il terzo modulo, una catenella e di nuovo 3 maglie alte. 1-2-3 una catenella entriamo nell'archetto successivo e facciamo l'angolo quindi 3 maglie alte 1 2 3 3 catenelle e di nuovo 3 maglie alte nello stesso archetto 1 2 e una 3 e stiamo facendo i nostri angoli vedete che facendo il giro grenni adesso la nostra piastrella si stende man mano che andremo a fare i giri grenni la nostra piastrella si stenderà e questa parte resterà come deve in rilievo quindi andiamo di nuovo a fare i nostri tre moduli grenni semplici 1 2 3 una catenella e di nuovo 1 2 3 una catenella di nuovo 1 2 3 e abbiamo fatto i nostri tre giri semplici ora andiamo a fare l'angolo quindi entriamo nell'ultimo archetto <coughs> 2 catenelle e eh, scusatemi 3 maglie alte 3 catenelle e di nuovo 3 maglie alte 1 2 e una 3 una catenella e andiamo a chiuderci con una maglia bassissima nella terza catenella a partire dal basso in questo e abbiamo finito il nostro giro granny. Ora gli altri giri saranno tutti uguali. Saranno tutti giri granni. Io devo camminare fino all'archetto successivo. Quindi faccio due maglie bassissime nelle maglie alte sottostanti, entro nel mio archetto con una maglia bassissima. Mi alzo con 3 catenelle. Dentro ogni archetto, io andrò a lavorare sempre 3 maglie alte, una e due, perché qua avevo fatto le 3 catenelle. Una catenella di separazione vado nell'archetto successivo di nuovo 3 <coughs> maglie alte 1 2 e 1 3 vado nella catenella, catenella di separazione vado nell'archetto successivo di nuovo 3 maglie alte 1 2 e 1 3 catenella di separazione quando arrivo sull'angolo vado a lavorare il mio angolo quindi 3 maglie alte 1 2 3 3 catenelle e di nuovo 3 maglie alte, 1 2 e una 3 e poi riprendo a lavorare i miei, i miei granny normalmente, quindi una catenella e ricomincio a lavorare Aspettate che tiro via questo filo da davanti che mi dà fastidio. Ok e ricomincio a lavorare i miei moduli granny dentro il nostro ogni archetto. 1 2 e 1 3. Catenella e di nuovo il mio punto granny, 1 2 e 3. Catenella, archetto, modulo granny, 1 2 3 catenella modulo granny 1 2 e 3 catenella quando arrivo all'angolo vado a lavorare il mio angolo quindi 3 maglie alte 3 catenelle e di nuovo 3 maglie alte E poi riprendo la lavorazione. Vado avanti in questo modo fino a raggiungere circa 20 centimetri. Quando siamo a 20 centimetri di piastrella ci vediamo per fare i giri insieme di rifinitura. Raggiunta la misura che ci serve, ora abbiamo bisogno di andare a fare l'ultimo giro di rifinitura. Quindi io entro in un qualsiasi archetto, leggo il mio filo. E vado semplicemente a fare un giro di maglie alte dove in ogni archetto 1 2 3 lavorerò una maglia alta sulle tre maglie alte granny lavorerò 3 maglie alte una 2 3 nell'archetto una maglia alta sulle maglie granny 3 maglie alte una sopra ogni maglia sottostante una nell'archetto e di nuovo una sopra ogni maglia alta sottostante ora arriviamo fino all'angolo così vi faccio vedere l'angolo poi si può proseguire da sole eh? una nell'archetto quando siamo sull'angolo lavoriamo una maglia alta sopra ogni maglia alta aspettate ok una maglia alta sopra ogni maglia alta del giro sottostante quindi 1 2 e 3 poi nell'archetto lavorate 3 maglie alte 1 2 3 3 catenelle e di nuovo 3 maglie alte 1 2 e una 3 e poi riprendete a lavorare normalmente quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta sottostante una 2 3 una maglia alta nell'archetto così per tutto il giro e fate i giri che vi servono tutti uguali fino ad arrivare alla misura di 25 centimetri Abbiamo finito anche questa piastrella, io spero vi sia piaciuta, eh, ci vediamo settimana prossima per la piastrella successiva.